prima la multa d'Apple da parte dell'Unione Europea, poi quella da Airbus, sullo sfondo il risarcimento chiesto a Volkswagen per il Dieselgate e a Deutsche Bank per aver venduto dei titoli tossici negli Stati Uniti. Diciamo, si sta attraversando un momento difficile nelle relazioni Europa-Stati Uniti. Il vecchio continente sta perdendo di attrattività? No, direi l'inverso. Cioè, c'è una frizione tra Unione Europea e Stati Uniti, in particolare tra Germania e Stati Uniti, direi. E c'è molta preoccupazione negli Stati Uniti su dove va l'Europa. E questi eventi, la multa di Apple, altri contenziosi, in realtà non possiamo ancora parlare di una guerra economica. E sono un po' delle coincidenze, sono casi vecchi che sono giunti a maturazione nello stesso momento. Ecco, in una situazione dove alla fine dell'amministrazione Obama non c'è un interlocutore forte negli Stati Uniti su cui alzare il telefono e dire cerchiamo di metterci una pezza, così come nell'Unione Europea c'è un po' di scollamento, no? Per esempio lo scollamento interno, cioè il governo irlandese ha detto io alla Apple non faccio pagare la multa perché il beneficio che ottengo facendo lo sconto agli investitori stranieri è superiore a quei 13 miliardi. E quindi io questa parte qui la vedrei più come l'inizio di una guerra di concorrenza fiscale all'interno dell'Unione Europea, che è una cosa diversa dalla frizione con gli Stati Uniti. I casi Deutsche Bank, la pressione statunitense ma anche del Fondo Monetario per dire quella banca lì è una banca che praticamente è un rischio globale, dovete chiuderlo, fare qualcosa, è ancora un altro discorso, fa parte diciamo di un'antica situazione. Sicuramente queste situazioni poi vanno sui giornali, non vengono risolte prima perché non c'è una guerra, però i due governi non si parlano. Così come la Banca Centrale Europea non parla tanto con la Fed o non a sufficienza. Quindi io metterei sotto il capitolo c'è una mancanza di dialogo, ma siamo ancora lontani, fortunatamente, da una guerra aperta. Grazie.